Impariamo a fare la spaccata. Ciao Carer, qui con me c'è Tania che di professione fa la pole dancer e oggi ci farà vedere degli esercizi di riscaldamento per arrivare a fare una bella spaccata. Mi raccomando, non strafate e seguiamo Tania. Tania, che cosa faremo in questo video? Allora, in questo video vi farò vedere passo dopo passo quello che bisognerebbe fare per poter fare una bella spaccata. Come ha detto Ross, non abbiate fretta, questi esercizi vanno ripetuti giorno dopo giorno e ci vuole un po' di costanza. Il male che dovreste sentire è poco, non esagerate. Ricordatevi sempre di scaldare bene la parte che andrete a trattare. Ora vediamo questi esercizi. Allora, iniziamo a scaldare bene le gambe. Gambe divaricate con i piedi più o meno alla larghezza delle nostre spalle. Squat. 1, 2, 3. Peso sui talloni, non superate mai la riga dei vostri piedi con le ginocchia. 5, 4, 3, 2, 1. Resto giù, piccolo. 5, 4, 3, 2, 1, di nuovo grande. 3, 2, 1, sto e su, unisco i piedi, vado sulle punte, 1, 3, 4, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, veloce, 3, 2, 1 e stop. Ok, slanciamo la gamba davanti a noi, 1, 2, 3, 8, 10, cambio, 8, uguale ma lateralmente piegata, 8, 9, 10, l'altra. 10, ok, possiamo togliere le cavigliere, prendiamo i nostri mattoncini, gamba piegata davanti a noi 90 gradi, appoggio il ginocchio dietro. Resto dritta con il peso della parte alta del mio corpo che va a pesare sul bacino in modo da farlo scendere. E sto. Respiro profondamente. Inspiro, mentre butto fuori l'aria, arco dietro. Lasciando sempre il peso sul bacino. Torno piano. Distendo la gamba davanti a me e scendo giù. Bacino in linea, non aprite lateralmente, ma state chiuse.
ripiego la gamba davanti, sollevo il piede dietro, lo afferro con la mano e tiro. Più giù col bacino andate, più sentirete tirare. Più su state, meno tira. Lascio il piede dietro, vado avanti con i gomiti. Tutte queste posizioni le dovreste tenere per un paio di minuti almeno. Ristendo la gamba davanti, mi siedo su un lato in modo da formare un angolo con le gambe di 90 gradi, il tallone appoggiato sul gluteo dietro. Respiro, butto fuori l'aria e scendo giù al centro. Allungatevi sempre come se doveste arrivare a prendere qualcosa e non arrivate, in modo da arrivare ad avere il seno a terra. E torno su, scendo con la pancia sulla gamba, sempre buttando fuori l'aria quando scendo. La respirazione è molto importante perché ci aiuta a rilassarci, quindi respirate sempre, non rimanete mai in apnea. E torno nuovamente al centro, buttando fuori l'aria, scendo. Con l'uso dei miei mattoncini mi sollevo, torno nella posizione di prima, resto un altro paio di minuti in questa posizione facendo scendere il più possibile il bacino, dopodiché stendo la gamba davanti e vado in spaccata. In questa posizione rimanete almeno un minuto. Ricordate sempre di respirare e quando buttate fuori l'aria lasciate andare e scendete un po'. Dalla posizione di spaccata finita posso distendermi sulla gamba davanti, oppure piegare la gamba dietro cercando di far toccare la testa con il piede. Per uscire dalla spaccata non tornate mai indietro così, non devo usare il muscolo che sono appena andata a tirare, quindi esco dalla parte opposta della gamba che ho in alto, giro il bacino e mi ritrovo seduta.
da qui, punti i piedi, srotolo piano piano la schiena. Questo era uno degli riscaldamenti migliori per la spaccata, quelli un pochettino più semplici, meno faticosi da fare. Partiamo da sdraiate sui gomiti. Fletto una gamba verso di me, la stendo all'esterno disegnando un cerchio 10 volte. E 10. Cambio al contrario, stendo all'esterno, piego all'interno, sempre 10. E l'ultimo 10. Uguale con l'altra gamba, quindi prima piego e poi stendo all'esterno 10. E 10, al contrario, stendo e piego all'interno. E l'ultimo 10. Mi sdraio, guardo il soffitto, piego le ginocchia, stendo le gambe e apro e chiudo 10 volte. E 10. Apro, sto, metto le mani sulle ginocchia in modo da avere più equilibrio. Resto in questa posizione per almeno 30 secondi. Letto, mi aiuto con le mani a chiudere, mi metto sul lato e mi alzo. Possiamo togliere le cavigliere. Ok, da in piedi, le mani a terra davanti a me. Fate molta pressione sul pavimento, fletto e stendo una gamba. Da qui 10 piccoli molleggi. Finiti 10 molleggi, tengo spingendo, cercando di aprire il più possibile da ferma e resto 10 secondi. E scendo e risalgo, ripeto con l'altra gamba, torno, salgo con l'altra, 10 molleggi, nove, 10 e 10, sto fermo, spingo. Fate molta pressione con le mani sul pavimento. E torno. Ripetete questa sequenza per 3 volte, alternando prima una gamba e poi l'altra. La versione più avanzata dell'esercizio che avete visto precedentemente lo potete fare contro il muro, che è questo. Appoggio il tallone bene appoggiato alla base del muro, le mani a terra, stesso movimento di prima con la gamba, alzo, spingo sempre forte le mani contro il pavimento, sempre 10 molleggi. Otto, nove, dieci. Ora spingo in modo da cercare di avvicinare il bacino il più possibile alla parete. Quindi farete anche abbastanza fatica con le braccia perché
spingono fortissimo. E anche qui resto almeno 10 secondi. E scendo. Recupero qualche secondo. Ripeto con l'altra gamba. A terra. E via coi 10 molleggi. 1. 9 e 10. Ora spingo bene, spingo, spingo con il bacino contro il muro. Almeno 10 secondi. E torno. Anche questo ripeto per 3 volte alternando una gamba e poi l'altra. Un altro esercizio più avanzato di quello visto precedentemente può essere questo. Ci sediamo di spalle al muro, un ginocchio bene nell'angolo appoggiato, l'altra gamba a 90 gradi, quella davanti. Sempre con l'uso dei miei mattoncini mi tengo in equilibrio, cercando il più possibile di scendere con il bacino. Resto qualche secondo, dopodiché arco dietro, lascio i mattoncini, appoggio le mani al muro e spingo via, in modo da scendere ancora di più con il bacino e cercare di toccare la testa con i piedi. Torno. Anche questo dovrei restare almeno 30 secondi. Possiamo ripetere dopo con l'altra gamba. Quindi ginocchio bene alla base, quella davanti a 90 gradi. Lascio il peso sul bacino. Inspiro, butto fuori l'aria. E arco dietro. E spingo via il muro. Anche qui almeno 30 secondi. Ritorno. Posso fare anche solo una ripetizione per gamba, ma restare il più tempo possibile. Se avete la possibilità di allenarvi con qualcuno, vi facciamo vedere esercizi in coppia. Uno di fronte all'altro, gambe divaricate. Se una delle due persone è un pochettino più flessibile, invece di avere i piedi tutti e due vicini, la compagna metterà i piedi a leggermente sotto le ginocchia. Ci abbracciamo, respiro, butto fuori l'aria e la mia compagna mi tira verso di sé. Resto in questa posizione almeno 30 secondi. Cambio. Quindi io questa volta su di lei, piede contro piede, sempre abbracciate, respira, butta fuori l'aria e scendi. Io tiro e spingo i piedi in modo da aprirle il più possibile finché lei non mi dice basta. E torno. Un altro esercizio in coppia è questo. La compagna guarda dritta di fronte al muro con le gambe divaricate. Io mi metto schiena contro schiena in modo da effettuare una leggera pressione su di lei, che dovrebbe cercare di aprire sempre il più possibile le gambe. Questa posizione andrebbe tenuta almeno un paio di minuti. Chi viene spinto, quindi chi guarda al muro, nel frattempo con le mani può massaggiarsi la parte interna delle gambe dove sente più tirare.
Adesso facciamo degli esercizi che si possono effettuare singolarmente per la frontale, sempre dopo aver fatto il riscaldamento che abbiamo visto precedentemente. Partiamo da in ginocchio. Distendo bene le gambe, cercando di formare un angolo di 90 gradi. Quindi fate attenzione che il vostro bacino sia sulla stessa linea del ginocchio, quindi non più avanti e non più indietro, sulla stessa linea delle ginocchia, che sono aperte il più possibile. Da qui io potrei anche usare un peso da mettere sopra la schiena bassa, in modo da avere una pressione superiore. Resto in questa posizione per almeno un paio di minuti. Dopodiché stendo, mi aiuto con le mani per andare all'indietro e resto nella posizione della frontale. Qui, respirando sempre profondamente, cerco di scendere il più possibile. Ispiro, butto fuori e scendo. Resto in questa posizione ancora un paio di minuti. Per uscire, fate attenzione, vado avanti con i gomiti, non uso mai i muscoli delle gambe che ho appena tirato, quindi mi ruoto su me stessa in modo da riuscire a ritrovarmi seduta. Ok Corer, abbiamo visto gli esercizi per iniziare ad arrivare a fare una spaccata. Mi raccomando, procedete a piccoli passi. E se volete ottenere un ottimo risultato in breve tempo, effettuate questi esercizi almeno 3 volte a settimana. Noi ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di iscrivervi sul canale YouTube e cliccare mi piace sulla pagina Facebook. Ciao! Ciao!